per avermi invitato a questo convegno a portare il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Turismo, che io ho avuto, diciamo, l'onore in tutti questi ultimi anni di rappresentare, ma che comunque già da un mese, insomma, essendo io collocata a riposo, però sono stata incaricata dal direttore generale della direzione generale prestiti comunque venire a portare la testimonianza di quello che è stato fatto su un progetto che fa riferimento e si fonda su quella che è la norma di tutela nazionale degli alberi monumentali, norma che diciamo, è stata promulgata nel 2013 ed è la legge 10 e non è una norma specifica sulla tutela degli alberi monumentali, ma è una norma che ha come oggetto lo sviluppo del verde urbano, all'interno del quale è stato inserito un articolo, l'articolo 7, che fa riferimento proprio alla tutela degli alberi monumentali. Io vi parlo della normativa attuale, ma ve la inquadro attraverso appunto quella che è il processo di tutela, un processo di tutela che è, diciamo, complesso, che si è svolto, diciamo, nell'arco di un cinquantennio, un sessantennio, e che è stato caratterizzato fino all'entrata in vigore di questa legge 10 del 2013 dalla intersezione e anche sovrapposizione di norme statali di tipo prevalentemente paesaggistico e dall'altra parte di norme regionali di tipo naturalistico e paesaggistico, ed è stato accompagnato ma anche alimentato da una serie di iniziative spontanee che sono state volte a sensibilizzare il mondo politico e la collettività proprio sull'importanza di tali esemplari e sulla necessità della loro tutela. Queste iniziative spontanee prendono inizio in Italia nel 1971, quando sull'onda di un programma americano del 1940, quindi siamo con 30 anni di ritardo, che era appunto il National Big Trees Program, il WWF lanciò un proprio programma che si chiamava Operazione Grande Albero e che consisteva nel censimento di tutti i patriarchi vegetali con l'obiettivo proprio di sensibilizzare il mondo politico, il governo, alla promulgazione di una legge di una loro tutela. Dall'altra parte, invece, appunto, abbiamo detto che la prima risposta a questa esigenza di tutela a livello normativa ce l'ha invece, appunto, viene presentata dall'Emilia Romagna. Quindi l'Emilia Romagna è la prima regione in assoluto in Italia che ha dato importanza all'albero monumentale, comunque all'albero di pregio, promulgando nel 1977 una legge regionale che non era specifica di tutela degli alberi monumentali, ma era una legge di protezione della flora, in cui appunto aveva fatto riferimento agli alberi di pregio. Queste due risposte a livello normativo regionale e a livello anche di prime iniziative hanno poi dato, diciamo, la scura ad una serie di iniziative censuarie che si sono rivolte a censire
protezione delle bellezze naturali della 1497-39, sia la tutela delle cose di interesse artistico e storico, la 1089, sempre lo stesso anno, si parlano fra loro e vanno in qualche modo a gettare il seme di quella che poi sarà l'evoluzione della tutela. Evoluzione della tutela perché? Perché appunto, perché il seme? Perché effettivamente nel proteggere le bellezze naturali, nel proteggere le cose di interesse artistico e storico come potevano essere ville, sicuramente all'interno di questa protezione ci cadeva anche qualche albero o anche qualche popolamento arboreo di rilievo o anche qualche alberato o anche qualche filato. Queste due leggi prettamente paesaggistiche e di tutela dei beni artistici e storici poi confluiscono in sicuramente nel decreto legislativo 42/2004 che segue però poi il suo corso passando per il decreto legislativo 490/99 e il decreto legislativo del 42/2004 è proprio il codice dei beni culturali del paesaggio, il cosiddetto codice Urbani, che considera con una sua modifica fatta poi nel 2008 gli alberi come dei beni paesaggistici, dei beni paesaggistici che hanno ovviamente la necessità di essere tutelati. Vengono considerati quindi beni paesaggistici a tutti gli effetti e quindi per questo facenti parte del patrimonio culturale e al pari appunto di quelli che sono i complessi archeologici, gli edifici, i castelli e i centri storici di maggior pregio. Dall'altra parte invece il processo di tutela regionale si manifesta con la promulgazione di diverse leggi. Ogni regione fa la sua, alcune sono prettamente rivolte alla tutela degli alberi monumentali e le regioni definiscono quella che è la monumentalità, ma non sempre le definizioni coincidono. Ma ci sono anche delle leggi di tutela regionale relativamente agli olivi monumentali, abbiamo appunto le leggi dell'Abruzzo e della Puglia. Abbiamo invece regioni che hanno inserito il riferimento degli alberi monumentali all'interno di norme sulla protezione della flora spontanea e ci sono invece altre regioni che l'hanno inserita nella normativa forestale. Ma ci sono alcune regioni che non hanno mai normato. Dopo che il decreto legislativo 63/2008 aveva modificato il codice urbani introducendo come beni paesaggistici anche gli altri monumentali, la risposta qual è stata a livello normativo? Quella di effettivamente fornire uno strumento di individuazione di quello che è l'albero monumentale e per questo motivo nel 2013 è stata promulgata alla fine del governo Monti questo articolo 7 della legge 10 in cui si dà una definizione univoca di albero monumentale e si obbliga le regioni a recepirla entro un anno. E questa definizione in qualche modo raccoglie un po' quello che le varie regioni avevano normato, i vari spunti, e in un articolato abbastanza comprensibile, anche se insomma in qualche caso, in qualche punto un pochino aspetto non tanto bene, individua qual è l'albero, che cos'è un albero monumentale. Considerando che comunque l'albero montale non soltanto l'albero isolato, ma anche i filari e le alberature di particolare pregio e tutti gli alberi, qui un pochino l'inghippo, il fatto di essersi allargati forse un po' troppo, tutti gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio le ville, i monasteri, le chiese e gli orti.
che può essere in bosco, oppure sia in un bosco naturale che in un bosco artificiale, che sia ovunque ubicato, quindi non ci sono limitazioni, e che comunque costituisca che cosa? Un raro esempio di maestosità e o di longevità, che mostri in particolare pregio naturalistico per rarità della specie, o che costituisca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista sia storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali. Tutto quello che è stato detto prima dai primi interlocutori è tradotto in questa definizione che può sembrare arida, ma che comunque è molto, diciamo, precisa poi alla fine. E appunto abbiamo detto che oltre ad essere l'albero isolato, anche i filari dell'alberatura, anche quelli compresi nei centri urbani. E, nonostante la definizione fornita dalla legge 10/2013 non faccia riferimento ai boschi, agli alberi in lungo, poi il decreto di attuazione invece, il decreto attuativo poi ha allargato anche agli alberi, gli alberi appartenenti a dei piccoli gruppi che fossero comunque percepibili come un tutto unico. Quali sono i criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità? Questi sono stati definiti da un decreto attuativo che è venuto, è stato promulgato un anno e mezzo dopo l'uscita della legge, e sono dei criteri che in qualche modo riprendono i principi della definizione e vengono calati sotto forma di criteri con precisi poi parametri da osservare. Quindi abbiamo dei criteri naturalistici e sono legati a età, ad aspetti come l'età, le dimensioni e per dimensioni i parametri che sono stati presi in considerazione sono la circonferenza del tronco, l'altezza dell'albero e l'ampiezza della chioma, il valore legato alla forma e al portamento, il valore ecologico, perché appunto l'albero, come avete sapete, è comunque un ecosistema complesso che può offrire, diciamo, degli habitat a flora e fauna, e il valore legato alla rarità botanica. Tra invece i criteri culturali, il valore legato all'architettura, il pregio paesaggistico e il valore storico, culturale e religioso. Questi sono tutti criteri, questi tre, che per l'aspetto culturale che rivestono vanno concordati in sede di commissione quando si deve istituire l'iscrizione o meno nell'elenco nazionale, vengono fatte appunto con la sovrintendenza, in concerto con la sovrintendenza, e hanno sempre bisogno di prove documentali al loro sostegno. E quali sono gli aspetti salienti di questo articolo 7 della legge 10/2013, che è un articolo che viene intitolato Norme di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali? Allora, gli aspetti operativi sono questi: innanzitutto, per tutelare gli alberi bisogna conoscere e individuarli. E allora come si fa a individuarli? Attraverso un censimento. Chi opera il censimento secondo la legge? Sono i comuni. I comuni vengono individuati come i principali fautori di tutta questa attività. I comuni dovrebbero quindi censire sulla base dei criteri che vi ho detto sopra e anche sulla base dell'operatività definita da questo decreto. Un altro aspetto è che viene istituito l'elenco nazionale degli alberi monumentali, che la legge aveva individuato come gestore del corpo forestale dello Stato, ora sostituito dal Ministero delle Politiche Agricole, e che si alimentasse degli elenchi regionali che a sua volta erano alimentati negli elenchi comunali. Quindi una cosa a cascata che era molto semplice e che poi però vedremo che insomma ha avuto anche un pochino di criticità comunque da affrontare. E la legge prevede che potesse esercitare un potere sostitutivo il Ministero in caso di inottemperanza o inerzia delle regioni, e la
definitiva i comuni, oltre ad essere, diciamo, operatori del censimento, anche coloro che praticamente rilasciano le autorizzazioni per tutti quegli interventi che la legge e il decreto considerano appunto possibili. Previo parere del Corpo Forestale, ora sempre sostituito dal MIPAF, non il Corpo Forestale, la particolare competenza è passata al MIPAF. La legge prevedeva anche un finanziamento di 3 milioni che poi sono stati distribuiti alle regioni, perché le regioni avevano la principale funzione di coordinare il lavoro dei comuni. Dopo un anno e mezzo dalla legge, appunto, è uscito un decreto interministeriale che appunto attuativo del disposto normativo, che ha affrontato tutto nel dettaglio gli aspetti tecnici e operativi del censimento e anche quello della redazione degli elenchi regionali e nazionali, che ha focalizzato quelle che erano le relazioni tra le amministrazioni coinvolte e come dovessero viaggiare le informazioni, e come dicevo prima ha riconosciuto al Corpo Forestale, in quanto gestore dell'elenco, la posizione di centralità nel coordinamento di tutto questo lavoro che, ripeto, è a livello nazionale. Questo ruolo di catalogazione, come il ruolo di gestore dell'elenco, è ora svolto dal Ministero. Questo è una slide che illustra appunto quali sono tutte le varie relazioni tra queste istituzioni coinvolte, e soprattutto quello che mette un po' in evidenza è che tutto dovrebbe partire dal territorio, cioè è il territorio che dovrebbe in qualche modo farsi promotore attraverso delle segnalazioni di casi di questo censimento. Tra gli altri aspetti salienti della legge c'è il divieto di abbattimento e danneggiamento, ci sono delle sanzioni che vanno da 5.000 a 100.000 euro e ci sono l'obbligo di pubblicizzare questi elenchi e di raccogliere e istruire le eventuali opposizioni all'iscrizione all'elenco nazionale. Questi tre aspetti, come anche alcuni altri, insomma, sono un po' ancora rimasti non risolti. Le sanzioni, per esempio, in la legge non ha definito chi è l'autorità amministrativa. Non avendo definito chi è l'autorità amministrativa, ad accogliere anche poi le sanzioni, e insomma questo ha creato un buco per cui praticamente, a fronte di trasgressioni, ancora non si riesce a poter mandare avanti la pratica della sanzionatoria. E poi anche la pubblicizzazione degli elenchi delle eventuali posizioni, bisogna ancora individuare il soggetto a cui presentare il ricorso, e bisogna dire che comunque tutti questi aspetti irrisolti che la legge non ha affrontato e che non potevano essere affrontati con il decreto attuativo, praticamente dovranno trovare in qualche modo soluzione attraverso una modifica della norma che non si sa quando verrà. Intanto ad oggi, avendo iniziato il lavoro nel 2015, perché appunto non si poteva iniziare la processamento se il decreto attuativo non fosse stato promulgato, e c'è voluto tanto per promulgarlo, ad oggi siamo riusciti ad avere, attraverso l'aiuto delle regioni e attraverso l'aiuto di soltanto un 20% dei comuni, cioè non tutti i comuni, anzi pochissimi sono stati i comuni che hanno risposto a quello che era comunque un obbligo di legge comunque non penalizzato, non sanzionato, e ad oggi noi abbiamo 3.229 elementi, parlo di elementi perché non sono 3.229 alberi, sono 3.229 registrazioni, che vuol dire che alcuni, molti sono alberi isolati, ma molti altri sono filari o via alberati, quindi il numero degli alberi è sicuramente maggiore, molto maggiore.
Sono rappresentate 230 specie, e questo che cosa richiama, che cosa fa pensare? Fa pensare al fatto che comunque, insomma, anche a livello monumentale, la biodiversità viene rappresentata, la biodiversità della nostra penisola, anche costituita da piante sicuramente alloctone, piante che comunque non appartengono alla nostra flora nazionale, ma che comunque danno il loro contributo soprattutto in termini estetici, poi certe volte. Le specie più rappresentate in questo censimento sono la roverella, il faggio, il lecce e l'arice, ma anche i cervi, per esempio, soprattutto nei centri urbani. E vediamo che qui, appunto, da questo primo censimento, perché poi il censimento è comunque qualcosa in itinere, che dovrà essere continuato fino a che si trovino alberi, e abbiamo appunto alcune regioni che hanno risposto quasi in modo completo e altre regioni che ancora appunto dovranno completare il lavoro. La regione Emilia Romagna si pone con 104 alberi che derivano da un lavoro di scrematura, selezione, screening fatto su una base regionale già censita che era di circa 650 alberi in Italia. Quindi hanno eliminato hanno scelto tra i 650 alberi protetti già a livello regionale senza di quella norma originaria e delle piante che comunque corrispondevano pienamente ai criteri forse un po' più severi della legge nazionale. E la legge dice che salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento e il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio dell'IVA. Allora, quindi ci sono dei divieti, ci sono delle sanzioni alle trasgressioni, e questi divieti però aprono comunque, sono totali, c'è la possibilità di intervenire per casi appunto motivati, quando ce n'è bisogno e quando non si possono trovare delle soluzioni alternative, e parlo per esempio di un abbattimento possibile. Allora, per poter tradurre in procedure questo enunciato della legge, che era tra l'altro abbastanza vago, c'era bisogno di fare la circolare. Il decreto attuativo non aveva affrontato nel dettaglio queste cose, quindi appunto nel 2018 abbiamo come Ministero emanato una circolare dove abbiamo in qualche modo suddiviso per categorie gli interventi e sulla base di diversi parametri, e quindi appunto per ogni poi tipologia di intervento individuata si è delineata la procedura che doveva essere seguita per avere appunto l'autorizzazione all'intervento. Interventi di vario tipo, tutti gli interventi che si fanno sugli alberi, non è che gli alberi monumentali sono esenti, anzi molto spesso gli alberi monumentali hanno bisogno di determinate cure, e quindi appunto tutto però doveva essere controllato in qualche modo. E allora questa circolare distingue gli interventi autorizzabili e non autorizzabili. Sono non autorizzabili tutti gli interventi di abbattimento o modifica che non sottendono ad una motivazione oggettiva, condivisibile e supportata da valide considerazioni tecniche, mentre sono autorizzabili tutti gli interventi necessari per che cosa? Per il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero, per il miglioramento della sua funzionalità, quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, ovviamente una volta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, e anche quelli di eliminazione di alberi morti. Sulla base della tempistica invece si è distinto tra interventi di urgenza e interventi programmabili. Quelli di urgenza sono quelli volti generalmente all'immediata rimozione dello stato di rischio connesso al cedimento di un albero o di parte di esso. Gli interventi programmabili sono tutti gli interventi ritenuti utili e opportuni per il mantenimento in vita
dell'esemplare per il mantenimento della sua stabilità, per il miglioramento della sua stabilità, ma che non sono strettamente connessi ad uno specifico evento. Sulla base dell'impatto, invece, sono stati distinti gli interventi in non incisivi o di lieve entità e invece interventi incisivi. Allora, tra interventi non incisivi e di lieve entità, si è pensato che il regime da adottarsi era quello del regime semplificato di comunicazione di inizio lavori. Quindi non c'è bisogno di richiedere l'autorizzazione e tantomeno il parere del Ministero se si dovranno fare degli interventi di lieve entità. E di lieve entità sono stati individuati questi, le analisi lesive e le valutazioni farmacologiche, stabilità, con tecniche non invasive, il controllo dei sistemi di ancoraggio e sconsolidamento, le spolonature alla base del fusto, le facciamature del suolo, le ripulite del sottoposto e il prelievo di materiale prestato. Mentre invece per gli interventi incisivi, incluse tutti i tipi di potature, anche la potatura del secco, qualora loro sono interventi programmabili, devono essere soggetti comunque all'autorizzazione comunale previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero. È inutile che leggo tutti questi interventi, sono gli interventi più comuni di agricoltura, volti sia a mantenere o a migliorare le condizioni di stabilità e ridurre il rischio, sia interventi volti alla cura riferita, alla cura alla riduzione degli attacchi parassitari o fungivi, oppure tutti altri interventi a coronamento che incidono più che altro sul contesto dell'albero. La circolare ha previsto anche che se si fa un piano di gestione pluriennale, che deve essere comunque approvato a livello comunale e previo parere del Ministero, una volta che questo piano pluriennale di gestione è approvato, tutti i singoli interventi previsti dal piano nell'arco degli anni non c'è bisogno che siano autorizzati. Per gli interventi di urgenza, escluso l'abbattimento, si va su un regime semplificato di comunicazione di inizio lavori. Per interventi di abbattimento d'urgenza si fa una procedura autorizzativa di urgenza. È ovvio che tutte queste autorizzazioni per questi interventi non escludono il fatto che debba essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica qualora gli alberi sono sottoposti su aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o comunque per loro è stato previsto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136. Quindi quando le piante si trovano in un contesto già vincolato dal punto di vista paesaggistico, ovviamente ci vuole l'autorizzazione paesaggistica, e quando c'è un decreto di notevole interesse pubblico, anche lì in questo caso autorizzazione paesaggistica. Ad oggi il Ministero dal 2017 ha avuto una serie di richieste di pareri, 15 sono per abbattimento, 36 per potature di diverso tipo e 5 interventi di urgenza. Qui ho estratto così tre esempi di interventi che sono stati richiesti dai comuni, dai proprietari privati ai comuni, e che poi appunto prevedevano il rilascio del nostro parere. E abbiamo un pioppo bianco a Baricella che è stato notevolmente distrutto, e questo era appunto un intervento di abbattimento, e poi quest'altro era un albero secco a Norma Castelnuovo Rangone, completamente secco, e poi un altro
complessità del bene anche ai proprietari privati, per aiutare anche il Ministero a rilasciare il parere e per aiutare a mettere in condizioni le amministrazioni comunali di rilasciare le autorizzazioni, si è pensato di fare nel 2019 delle linee guida. Delle linee guida che connesse ovviamente con la circolare di cui vi ho parlato. È stato istituito un gruppo di lavoro formato da regioni e ministero, e sulla base di un lavoro che era stato fatto dalla regione Friuli Venezia Giulia, praticamente che l'aveva fatto per sé, abbiamo pensato di costruire questo strumento di base sul quale tutti i diversi portatori di interesse avrebbero potuto esprimersi, ovviamente dando dei contributi. Qual era lo scopo quindi delle linee guida? Era comunque anche quello di consolidare un linguaggio tecnico comune, fornire un insieme di buone pratiche a cui fare riferimento e definire dei parametri minimi qualitativi sotto il quale appunto non si dovesse scendere. Queste linee guida sono pubblicate sul sito del Ministero, sono pubblicate per essere consultate, ma anche per essere in qualche modo così migliorate, per cui insomma il Ministero sempre stato aperto a recepire le osservazioni e a tradurle in scrittura. Quindi il documento è un work in progress, avrà bisogno delle revisioni, e quindi tutti i professionisti, tutti i portatori di interesse possono suggerire spunti di migliorativi. Queste linee guida si sviluppano in due parti. La prima parte è più generale e descrittiva, introduce dei concetti base e tutte quelle che sono un po' le acquisizioni scientifiche che supportano il principio di conservazione dei grandi alberi. La seconda invece considera le cose più nel dettaglio e in qualche modo affronta quelli che sono i singoli interventi di cura e salvaguardia, sempre con uno spirito ovviamente di conservazione degli alberi. Allora, quali sono i principi su cui si basa un po' tutto il ragionamento? Sono quelli che sono stati ovviamente illustrati oggi e sono quelli del concetto della scienza, il concetto di quanto è importante il contesto, quanto è importante circoscrive anche idealmente una zona di protezione dell'albero, e qual è l'importanza delle relazioni tra il sistema albero e le altre specie animali vegetali. Il concetto che si deve ingerire il minimo possibile su quello che è lo spazio, e però anche in qualche modo cercare di trovare quel compromesso tra le esigenze di protezione e quello della pubblica sicurezza, che comunque è un aspetto che non si può così prescindere. E questo è lo svolgimento della linea guida. Ci sono appunto alcuni aspetti giuridici, normativi, alcuni aspetti appunto relativi ai principi di gestione degli alberi monumentali. C'è qualche spunto su come si deve affrontare il problema della sicurezza e della pubblica incolumità e della tutela della pubblica incolumità, e appunto poi ci sono tutte le varie operazioni vengono in qualche modo illustrate e suddivise per procedimenti amministrativi. Si dà importanza a quella che è la comunicazione ma anche la partecipazione pubblica a tutte quelle che sono così
fare, ovviamente. E poi appunto c'è anche una bibliografia di approfondimento abbastanza ricca, dove appunto possono essere presi a riferimento alcuni testi importanti, sia italiani che non. Io vi ringrazio e non vado oltre perché ci sarebbe tanto da dire, anche di un po' di polemico, però non è la ragione, non è la ragione giusta, nel senso che qui effettivamente è tutto andato abbastanza bene, grazie anche alle funzionarie della regione Emilia Romagna con cui abbiamo lavorato molto molto bene, e spero che voi possiate per alcuni alberi trovare il modo di poter mandare avanti l'iter della proposta di notevole interesse pubblico, perché rimanere fermi alla legge 10 quando il decreto legislativo durante il 2004, il codice urbani, prevedeva la possibilità di regalare ad alcuni alberi il titolo di notevole interesse pubblico, insomma è importante.